100 pedalate al minuto, iniziate a scaldare le gambe, io faccio il grafico. Questa sera farò due linee, una verde che sta a significare la pedalata, è una salita unica, quindi iniziamo con 100 pedalate al minuto e pian piano diminuiranno fino ad arrivare a... Non ve lo dico. Invece la frequenza cardiaca, che la segno in viola, ci scaldiamo. Arriviamo all'85%, lo manteniamo. 10 minuti, recuperiamo 5 minuti all'80%, ritorniamo all'85% e ultimiamo la lezione. Ok? Come si fa a recuperare la salita? Togli un goccettino di resistenza, ma non recuperiamo. Facciamo scendere la frequenza cardiaca dall'85 all'80. Non è un recupero vero e proprio. No, non è un falso piano. Bene. Allora, Claudio, visto che da un po' che non vieni, mi raccomando, ma no, l'Omar ultimamente si sta impegnando, ultimamente sta dando il meglio di sé. È un allenamento completamente aerobico. Iniziamo pian pianino ad arrivare al 60%, scaldiamo bene bene le gambe. Ti vedo benissimo, Giovanna. Sei dentro in questo buco. Ok, aggiungo resistenza, 90 pedalate al minuto, pian pianino raggiungiamo il 65%. I've been working so hard, I'm punching my card. Molto vicino a specchi e vetri, quindi si devono
dimenticato di avvisarti. Diminuiamo ancora 80 le pedalate al minuto. Una chiusura in più. Arriviamo al 70%. Scusati.
Ci fidiamo.
184. No, devi migliorare. La versione dance si chiude un briciolo. Sempre 85%. 70 le pedalate al minuto. Alessandro, da 1 a 10. No. Su. Sincero. La mamma si arrabbierà con me, perché per colpa vostra adesso dice bugie. Un minuto.
10. Dieci tutti insieme, sì. Non spezzettati. No. Ne abbiamo già fatti 10. Però chiaramente sarà più faticoso. Le pedalate diminuiscono, sono 68 al minuto. Aggiungiamo un briciolo di resistenza solo per rimanere all'80%. Possiamo, perché con l'umidità fuori anche all'interno agevola, vero? Però vi dovete impegnare di più. Ho capito, tu hai scelto, io ho già detto, gli uomini con le bici non devono prenderle, eh? Vorrei dire che stringerà di più il Claudio. Fa anche il tuo lavoro. No, no. Abbiamo le prove che anche senza di te i vetri erano appannatissimi. Vero Giovanna? Anche di più, brava. Adesso vediamo, avete 10 minuti. Ancora un minuto! È recupero! Non si può chiamare recupero! Creiamo il fiato! Paolo, tutto bene? Donato? L'Alessandro, benissimo, perché truffa un po'! Insieme a Marco! La sta benissimo, la vanta anche. 10 secondi, cominciamo a sederci. Ok, possiamo chiudere. Si ripunta all'85%. Rimaniamo qui.
si alza. Joe, da 1 a 10, 9 e mezzo addirittura. Ma lì è la stanchezza. Chiediamo a Claudio, fatica da 1 a 10. Vabbè, fa niente Claudio, va bene 9 e mezzo per te. Rilassate le spalle, morbide le braccia. Bene, iniziano a appannarsi gli specchi. Anche quello là, che là poverine sono meno, Lì lo specchio lo stanno appannando la Denise e la Samantha. Non apro, anzi chiudo. Pedalate 60 al minuto, frequenza cardiaca 85%. We are here.
succedendo? Come va? Non abbiamo finito. Treno di mezzo. Fino alla fine, chiaramente. Avete sentito che la musica ha rallentato ancora un goccio? O avete fatto finta di niente? Chiudo. Dobbiamo rimanere all'85%. Forza sui pedali. 2 minuti. Concentratevi sulla pedalata. Poco più di un minuto. Non aumentate la velocità, mantenete. Faccio notare al Mauri
che per amor della simmetria abbiamo fatto 5 minuti all'80%, 10 all'85, 5 all'80 e 10 all'85. Perché sennò poi il Mauri mi trova da dire. Rallento pian pianino. Poi arrivo a casa e mi scrive i messaggiacci, no? E c'è stata tutta precisa precisa. Rallento, respirone e giù. E ancora su. Tiro tiro. Scendo. Adesso cosa sta dicendo di cattivo? Lo so, Mani sul manubrio, in piedi sui pedali, gamba davanti piegata, dietro teso, tallone della gamba dietro verso terra. Ciao Steffi, mezzo giro e cambio, ciao Maura. Rimezzo giro, dovevi venire ieri Mauri che era tutta stretching. Scendo dalla bici. Puoi farlo a casa come compito. Ginocchio al petto. Sì. Mezzo giro e cambio. Fuori tutto, bravi.